Giornata di studio all'Avio Club di Siracusa per un gruppo di giovani bosniaci, in gran parte orfani, in vacanza presso alcune famiglie siciliane e siracusane in particolare, partecipanti a un programma di solidarietà promosso dal Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama di Enna. Si tratta di ragazzi che vivono presso orfanotrofi o case famiglia, figlie di una generazione cancellata dal cruento conflitto scoppiato 20 anni fa nella ex Jugoslavia. A loro è stata riservata una mattinata tra elicotteri e ultraleggeri, con la spettacolare dimostrazione di decolli, atterraggi e voli in formazione. L'iniziativa presso l'Avio Club Siracusa è stata organizzata in collaborazione con la sezione locale dell'Auser. Al nostro microfono il vicepresidente dell'associazione regionale Luciano Lama, Mimmo Bellinvia. Noi siamo un'associazione che nasce 20 anni fa, al momento dello scoppio della guerra nei Balcani. Abbiamo fatto dei progetti, i primi progetti naturalmente dotati dell'emergenza sono stati i convogli umanitari e poi abbiamo iniziato a portare i bambini dagli orfanotrofi in vacanza qui in Sicilia, 2 volte l'anno, il mese di luglio con porzione di giugno e agosto e a dicembre dal 20-22 fino al 15-16 gennaio. Questo per dare ai bambini il progetto inizialmente e anche ora come base a quello di far capire ai bambini che possono convivere, anche se etnie diverse, possono convivere tranquillamente fra di loro. Il bello del progetto è che i bambini, la gran parte viene dagli orfanotrofi e una parte dalle famiglie disagiate, vengono in famiglia, cioè noi portiamo circa 350 bambini per ogni accoglienza, di cui una trentina li portiamo in Molise, gli altri vengono in tutte le province della Sicilia e ognuno di loro ha una famiglia che poi li può riospitare se vuole fino ai 18 anni, ma comunque li riospita fino a quando è nelle condizioni di farlo. L'associazione si prefigge il progetto di inculcare in questi bambini la cultura, intanto la cultura della pace e della convivenza. In provincia di Siracusa, in questa accoglienza abbiamo portato 73 bambini nei comuni di Siracusa, Avola, Melilli, Solarino, Floridia, ce ne sono 2 a Carlentini, voglio dire, è un buon in tutta la provincia. Diciamo che ormai noi abbiamo iniziato quando fu della guerra, ma diciamo di questi bambini ormai della guerra, figli della guerra non ce n'è più. Però sono bambini degli orfanotrofi perché lì si è creata una strana situazione per cui ci sono molti bambini che hanno il papà e non hanno la mamma, cioè al contrario, che hanno la mamma e non hanno il papà, anche perché lì manca una generazione, manca praticamente la mia generazione e hanno avuto migliaia di morti, quindi diciamo che c'è un rapporto differenziato tra uomo e donna. Ecco. Bambini l'esperienza la vivono, io penso, molto bene, perché molte volte qualcuno ci dice: ma poi vedono qua il benessere, devono tornare negli orfanotrofi, devono tornare in famiglie disagiate, che hanno grandi difficoltà. I bambini sanno che quando tornano, tornano a casa propria. Quindi loro la prendono questo come una vacanza, è chiaro che si affezionano come ci affezioniamo noi a loro, ma è fuori dubbio che la vivono in modo molto bene perché in ogni caso fanno una bella vacanza. Ai più grandi è stata riservata una bella sorpresa, con un breve volo di pochi minuti, quanto basta per vivere un'emozione unica e ricevere così il battesimo dell'aria. Con Stravka, che quindi ha fatto questo bel volo, una bella emozione. Sì, bellissima. Hai avuto paura? Un pochino. Però non è la prima volta che volavi. Sì, è la prima volta. È la prima volta, quindi è stata un'esperienza veramente nuova. Sì. Adesso siamo con uno dei più piccoli della comitiva. Quanti anni hai? 9. Non è la prima volta che vieni in Italia? No. Settimo. Ah, la settima, ecco, siamo arrivati alla settima, quindi da piccolissimo venivi qui. Sì. E come ti chiami? Milan. Dove abiti in Bosnia? Dalla Banja Luka. Cosa fai adesso? Vai a scuola, no? No. Adesso sei in vacanza. Sei qui con i tuoi amici italiani. Sì. E come passi le tue giornate? Bene. Ti diverti? Sì. Quali caratteristiche devono avere le famiglie che ospitano questi ragazzi? Non c'è nessuna caratteristica, possono ospitare famiglie normali con i bambini, cioè non si tratta di un'adozione, quindi non ci vogliono caratteristiche particolari, ci vuole molta predisposizione alla solidarietà.
disponibilità a dare affetto e a riceverne, perché se ne riceve molto, e poi certo il contributo alle spese, perché noi quando abbiamo iniziato c'erano i comuni che non erano in queste condizioni, nelle condizioni attuali intervenivano molto, adesso certo la famiglia che deve dare un contributo di 360 euro all'associazione per farli venire e poi li deve mantenere un mese, deve avere anche la disponibilità economica, che di questi tempi è già un grosso peso. Ad entrare in contatto con l'associazione c'è il nostro sito associazione Luciano Lama ONG di Enna, oppure con gli amici dell'Auser che ci hanno coadiuvato in questa iniziativa. Un'esperienza in cui si dà amore ma si riceve tanto amore, ci ha confidato Roberta Garro di Solarino, una delle mamme ospitanti e che partecipano a questo progetto. E i ragazzi dimostrano di avere idee chiare e semplici sui loro progetti di futuro, basati essenzialmente su impieghi stabili e lavori manuali. Ma il vero sogno nel cassetto è quello di trasferirsi in Sicilia, dove oramai si sentono a casa propria, avendo conosciuto la lingua e apprezzato i buoni sapori della nostra cucina.